Benvenuti a una puntata di Dr. Penis, una nuova puntata di Dr. Penis. Abbiamo oggi con noi un ospite, è la prima volta che facciamo un'intervista di questo tipo, Sergio. Sergio è un paziente di quanti anni? 61. 61 anni, è stato operato un anno fa per l'impianto, per effettuare un impianto di protesi al pene tricomponente. Sergio aveva effettuato quanti anni prima? 5 anni esatti. 5 anni prima una prostatectomia radicale. È arrivato alla nostra attenzione con un deficit erettile importante che non era responsivo ai farmaci e con una curvatura del pene molto molto severa che impediva la penetrazione. Sono passati 9 mesi perché siamo a luglio. E Sergio, come stai? Sto benissimo e rinfrancato nell'animo, nello spirito, in tutto quello che ci può essere attorno a questa sfera. Sono molto contento, l'ho detto tantissime volte, lo dirò tante altre volte. Non dico che mi è cambiata la mentalità, ma vedo le cose sotto un altro aspetto e so di aver riacquistato quello che, ahimè, la natura mi aveva tolto, che comunque per un uomo è importante. Sto bene sotto tutti i punti di vista, consiglio vivamente a qualsiasi persona che ha subito, che ha avuto il mio stesso percorso, di procedere, di non perdere tempo. Io, ahimè, un po' di tempo l'ho perso, ma c'erano cose purtroppo legate ad una malattia diversa, più severa, che mi ha portato un pochino ad allontanarmi da questa cosa, una questione di cuore. Poi dopo, risolta anche quella, ho semplicemente messo all'opera ciò che avevo in mente da tempo, mi ero documentato, avevo visto molti video e siccome ho occasione di venire a Roma spesso per altre questioni, ho voluto fortemente conoscere il dottor Antonini, con il quale abbiamo avuto uno scambio di idee molto chiare, molto semplici, molto costruttive, che mi hanno ulteriormente rafforzato il desiderio di fare l'intervento e di installare la protesi, cosa che è stata fatta l'anno scorso il 4 di ottobre, che io la considero un po' mentalmente, questa è la prima volta che lo dico, un compleanno di rinascita, mia seconda gioventù, perché tale è. Ma questo lo diciamo sempre, i pazienti vedono nel giorno dell'impianto della protesi il loro nuovo compleanno. Com'è stato l'approccio chirurgico, cioè i tempi in sala operatoria, la sensazione, il dolore post-operatorio? Se ci racconti un attimo. Sì, come no. L'approccio in sala operatoria è un approccio molto semplice e tranquillo, come qualsiasi altro intervento, con una anestesia spinale. Tempo dell'intervento veramente molto breve, nonostante io avessi qualche complicazione in più, perché avendo appunto questa curvatura severa attorno a 90 gradi, quindi si è dovuto procedere non solo all'installazione della protesi, ma prima ad eliminare appunto questa curvatura. Ovviamente tecnicamente questo poi lo dice il dottor Antonini. E il dolore com'è stato nel post-operatorio? Il dolore, devo nascondere che non è stata una passeggiata, ma insomma sono cose che si sopportano benissimo. Passato poi una settimanella e uno vedendo gli effetti, quel po' di dolore me lo sono dimenticato subito, ecco. E quando hai avuto il primo rapporto sessuale? Il primo rapporto sessuale ho rispettato quello che il dottor Antonini mi ha detto e naturalmente dovevo far passare, se ben ricordo, le 4 settimane. Sì. E nonostante, e sono stato bravo perché il desiderio c'era proprio da prima e non si vedeva l'ora, ma ribadisco che è qualcosa di veramente portentoso. Il pene dritto?
è drittissimo, non c'è più nemmeno la curva di come quando ce l'avevo in fase naturale. Va bene, quindi sei contento e lo rifaresti? Assolutamente sì. Bene. Va bene, questa è la testimonianza di Sergio, quasi 9 mesi dall'impianto della protesi. Siamo contenti, andiamo avanti nel nostro percorso di supporto a tutti quegli uomini che o per problemi organici o per problemi post-oncologici hanno questo deficit erettile, che come dico sempre io è un qualcosa che non toglie la vita agli anni, ma toglie anni alla vita. Vi saluto, un abbraccio, alla prossima puntata di Dr. Penis. Ciao. Arrivederci.